Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, Mastro Pagelle di un pazzo Benfica Inter, che più pazzo non si può, partita che sembrava dovesse volgere in tragedia sportiva. Io ero lì nel divano che dicevo, speriamo di non prendere il quarto e il quinto. Speriamo di non prendere il quarto e il quinto, perché ragazzi, diciamoci la verità, quando il primo tempo finisce 3-0 e c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare, tua di strizza, dai, è vero che era una partita che contava quello che contava, però la figuraccia è sempre meglio evitarla, e invece l'Inter ci ha regalato un secondo tempo sontuoso. Però ragazzi, prima di parlarvi delle Mastro Pagelle, vi lascio un link particolare qui, perché vi dovevo dare una grande sorpresa e ve la do adesso con gli amici di socios.com. Vi ho già spiegato tante volte cos'è socios.com. Socios.com è la piattaforma numero uno per avvicinarvi alla vostra squadra del cuore. Esperienze esclusive, interattività per vivere al meglio e a 360 gradi la vita del club, quiz, sondaggi, potrete anche pronosticare i risultati dell'Inter. Più parteciperete ai quiz e ai sondaggi e più possibilità avrete di vincere premi griffati Inter, ma oggi c'è una sorpresona. Socios.com mette in palio due biglietti VIP. Non è che vi mandano al terzanello, con tutto il rispetto, perché insomma è anche bella al terzanello la partita, ma due biglietti VIP, dove poi fate le storie da sboroni e le mandate ai vostri amici che crepano d'invidia, due biglietti VIP per la partita Inter-Udinese. Come si fa a partecipare? Allora, intanto vi lascio il link nel primo commento, scaricate l'applicazione gratuita di socios.com, è gratis, non costa niente. Quando l'avete scaricata, selezionate la vostra squadra del cuore, ovvero in questo caso l'Inter. Una volta che avete scaricato l'app e selezionato la vostra squadra del cuore, c'è un piccolo forum da compilare, velocissimo, cliccate invia e il gioco è fatto. Ok ragazzi? Mi raccomando, socios.com. Audero. Allora, io ero molto curioso di vedere un po' all'opera Audero. Aspettate che sposto un attimo sta luce, che c'ho un riflesso che mi dà fastidio. Allora, ecco, non so, voi forse non lo vedevate, ma lo vedevo io. Già meglio. Audero gli do... Allora, partiamo da un presupposto. Quando do i voti oggi, sono un mix dello schifo del primo tempo e dell'Inter spettacolare del secondo tempo. Perché altrimenti, se uno si basa solamente su quello che è successo nel secondo tempo, dovremmo dare 7 a tutti, no? Audero, è vero che un portiere quando non gioca mai ha tutte le attenuanti del caso, perché è un po' arrugginito. Gli do 6 meno. Gli do 6 meno. Allora, il primo gol a me mi è sembrato buttarsi non con troppa reattività. Mi sembrava un tiro, non è una cappella, tipo quella di Onana ieri, apro parentesi, chiudo parentesi, ma veramente, ma cosa gli sta succedendo a Onana? Ne combina una più di Bertoldo e clamorose. Mamma mia, veramente scioccato da quello che sta succedendo a Onana, chiusa parentesi. Il primo gol dell'Inter a me sembra un po' una mozzarellina, anche il terzo gol mi sembra un po' piantato lì, sulla riga, mi sembra. Poi fa un miracolo su Di Maria, nel secondo tempo qualcosina di buono fa. Dico la verità, se fosse un portiere che gioca sempre, gli avrei dato 5,5, gli avrei dato. Avendo le attenuanti che ho detto prima, comunque di giocare poco e di essere insomma la sua prima partita con la maglia dell'Inter, gli do 6 meno. Non mi è sembrato comunque sicurissimissimissimo. Bissek, secondo tempo di Bissek, buono, va bene. Non è male, secondo tempo non male, primo tempo però ragazzi disastroso. Questo ragazzo non mi sforzerò, mi voglio sforzare di dire una cosa, perché c'è gente che dice tu ce l'hai con Bissek, io non ce l'ho con Bissek. Bissek ha potenzialità clamorose, clamorose fisiche.
perché è un bronzo di Riace, è un'ira di Dio fisicamente, è una belva, è una bestia, questo qui fisicamente è alto, è grande, è grosso, è veloce, deve solo, diciamo così, capire tatticamente cosa deve fare. Bissek sul primo gol, anche su, cos'è il secondo, è sempre un po' fuori posizione, sempre un po' con la testa tra le nuvole, ma ci sta, è giovane. Già quest'estate l'avevo visto nelle amichevoli estive fare certi errori. Sul secondo e il terzo gol, sul secondo e il terzo gol, con la testa tra le nuvole. Poi queste cose qui, questi errori qui, te li puoi permettere in una partita come quella di ieri, che non te li puoi permettere, ma facciamo che ce li possiamo permettere, ma in partite che contano molto di più, cioè poi non è che tutte le volte recuperi, fai il rimontone, succede ogni tanto, ma ogni tanto. Quindi secondo me questo è un ragazzo che io alla fine dell'anno prestito subito. Fai come Di Marco, vai fuori, vai in giro, impara, fai la gavetta e poi quando sei pronto vieni, che l'Inter non è la scuola calcio, dico sempre, l'Inter non è la scuola calcio. De Vrij, allora De Vrij sul primo gol tiene in gioco un giocatore del Benfica. Poi per il resto ho visto anche dare voti a Acerbi, De Vrij, 6,5, mi sembrano un po' troppi, perché comunque quando una squadra prende 3 gol vuol dire che la difesa il suo dovere non è che l'ha fatto proprio alla grande, quindi diciamo che non aspettatevi oggi per i difensori da parte mia dei gran voti, perché quando si subiscono 3 gol sono sempre 3 gol. Diciamo che un po' distratto nel primo gol, poi dopo anche lui inizia a carburare e qualcosina di buono fa, qualche ripartenza la fa, gli do 6 meno. Acerbi anche lui, c'è chi gli ha dato 6,5, io gli do 6 più, perché anche lui secondo me sarebbe da 6 risicato, 6. Ci aggiungo un più per lo splendido assist alla Bastoni, un assist bastoniano, per il gol di Frattesi, dove veramente lì ha fatto anche una gran bella giocata. Però io sinceramente di dare dei 6,5, dei 7, solamente perché nel secondo tempo hanno giocato bene, dare 6,5, 7 a una difesa che ha preso 3 gol non me la sento. Quindi io a Acerbi gli do 6 più. Darmian 6, serata difficile per Darmian, che tenta di dare una mano a Bissek e di coprire un po' le magagnine del primo tempo di Bissek, ci riesce, non ci riesce, anche lui viene un po' travolto dall'onda rossa del primo tempo, che ci hanno preso a schiaffi veramente, e quindi anche lui subisce un po' come tutti gli altri. Nel secondo tempo viene sostituito. Diciamo che nei 3 gol che abbiamo preso, pur non vedendo un Darmian spumeggiante ieri, diciamo che nei 3 gol che abbiamo preso non è che vedo particolari colpe di Darmian come magari vedo su Bissek, vedo su De Vrij nel primo gol. Quindi Darmian diciamo che si porta a casa il famoso 6 politico. Aslani. Aslani. Questa doveva essere la partita di Aslani, perché Aslani messo in campo 10, 15, 20 minuti in campionato, ma ero sempre lì a dire, cazzo il mister ci crede, perché lo sta mettendo in campionato sempre quando la partita è in bilico, anche domenica con la Juventus, è entrato sullo 0-0, va bene, sono solo 10 minuti, però sono 10 minuti in casa della Juventus con risultato in bilico. Era entrato anche con la Roma, cioè cominciava a entrare con frequenza, e questa dopo le tante piccole prove che gli ha fatto fare in partite importanti in campionato, Inzaghi da subentrato 10, 15, 20, 20, 15, 10 minuti, oggi doveva essere, ieri doveva essere una partita dove ci doveva far vedere il vero Aslani da titolare. Purtroppo, anche lui travolto come tutti. Poi la giustificazione che vale per tutti,
squadra rivoluzionate, allora lui non si intende con lui non ha il feeling con lui, tutto vero, però mi aspettavo un po' di più. Il gol del 2-0 è proprio da pollo, fa una cavolata dove si fa sradicare il pallone al limite dell'area, quel gol lì è quasi tutto suo, anche se poi dopo magari Bissek non è poi dopo anche lui distratto, però in quel gol lì la distrazione più grande la fa Aslani, poi la fanno anche gli altri, un po' meno grande, ma la frittata delle frittate la fa Aslani. Diciamo che mi aspettavo qualcosina di più, gli do 5. Sembra sempre il ragazzo un po' del vorrei ma non posso, no? Sembra sempre quello che fa un passo avanti, due indietro, poi due avanti, poi un indietro. Ci vuole tempo, aspettiamolo, però Cristian, queste occasioni qui le devi sfruttare, te lo dico già. La prossima da titolare te la darà col Bologna in Coppa Italia. Quella è da dentro fuori, eh? A buon intenditor, poche parole. Klassen, mamma mia. Mamma mia, Klassen. Mamma mia. Questo è un altro di quelli che io aspettavo di vedere, ma tutti aspettavamo di vedere, ma cammina? Ma corre o cammina? Cazzo, hai due all'ora, oh, passeggio. Cioè uno dice, cazzo, questo qui ha 120, 100, più di 100 presenze in Europa, con l'Ajax, ma cazzo, ma va, che ritmo va? Peggiore in campo, non ne ha azzeccata una, non ne ha azzeccata una. Poi posso capire anche Aslani. Quando c'è un conto a giocare con Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Azugue con Klassen, non è che proprio sia una grande mano, sia veramente dispiaciutissimo dalla prestazione, quasi sconvolto dalla prestazione di Klassen, che veramente ieri non ha azzeccato niente. Voto 4. Frattesi, nel centrocampo dell'Inter di ieri, dove era buio pesto per quasi tutta la partita, l'unica luce è stata Frattesi, che anche nel primo tempo, pur non facendo chissà cosa, sembrava l'unico che ce la metteva tutta, che si sbatteva, che si faceva un po' il sedere, il culo per far qualcosa. Poi nel secondo tempo è salito in cattedra, ha fatto un gran bel gol, perché quello non è solo un gol importantissimo perché porta l'Inter sul 3-2, ma è proprio un gran bel gol, e quindi gli do 7, probabilmente il migliore in campo secondo me, perché ci sono altri ragazzi, altri giocatori che sono entrati nel secondo tempo e prendono un bel voto, ma un conto è entrare quando la partita un po' sta svoltando e sta girando verso di te e quindi entri in un momento di inerzia a favore. Questo poveraccio la partita se l'è fatta tutta e l'ha vissuta, ha vissuto il momento brutto dell'Inter cercando di far qualcosa ed è uno di quelli che ha fatto svoltare la partita in meglio. Quindi gli do 7, secondo me è migliore in campo. Carlos Augusto, 6. Allora è vero che dalla sua parte c'era Di Maria, che Di Maria è sempre uno che anche se è un po' vecchietto è sempre uno da tenere d'occhio. Però Carlos Augusto a me sembra sempre un po' signor timidezza. L'anno scorso ogni tanto pungolavo Gosens e gli dicevo: Gosens, no, non ti nascondere, fatti vedere, non stare sempre nascosto. Carlos Augusto delle volte mi sembra un po' Gosens, mi aspetto un pochino di più, mi aspetto Carlos. Sei anche andato nel Brasile adesso, la convocazione nel Brasile. Secondo me con queste prestazioni un po' così, sì, ti do 6, non ti do un'insufficienza, ti do 6. Nel primo tempo poco e niente, nel secondo tempo un po' meglio. Sono indeciso fra il 5 e mezzo e 6, ti dico 6, altrimenti dicono che sono cattivo. Però un po' timidino, eh? Siamo un po' timidini. Sanchez. Allora, Sanchez ha il grande merito di buttare dentro un calcio di rigore che scotta, che vale la partita, che vale il pareggio, che vale la rimonta completata, però gli do 6 solo per quello, perché altrimenti secondo me la prestazione di Sanchez sarebbe stata da 5. Primo tempo inesistente,
secondo tempo un filino meglio, con un filino più di grinta, un po' più di grinta, butti dentro il calcio di rigore procurato da Thuram, ti do 6, ti do 6, non ti do insufficiente, ma niente di più di un 6. Arnautovic, sapete che io non sono un grande stimatore di Arnautovic, gli do 6 più. Si è presentato davanti alla porta due volte, la prima volta assist di Frattesi, ci va anche questo nel conto di Frattesi, nel set di Frattesi, la bellissima palla che dà Arnautovic. Si presenta due volte davanti alla porta, uno lo sbaglia, abbastanza clamoroso davanti al portiere, l'altro lo fa. La cosa che mi ha fatto un po' tenerezza è che mentre l'arbitro era al VAR, che cercavano di capire se il gol di Arnautovic fosse buono oppure no, si stava disperando come se si stesse giocando un gol decisivo nella finale di Champions. Invece era un gol dell'1-3, che poi comunque è servito. È servito, il gol di Arnautovic è servito a dare la scossa alla squadra. Quindi quando alla fine mi ha fatto anche un po' tenerezza, due occasioni se l'è create, un gol l'ha fatto, per il resto è un attaccante secondo me spesso fuori dal gioco ed è un altro che non è che corre tantissimo. Però 6 più glielo do. Cuadrado, ecco. Cuadrado, oddio mio, l'ho detto. Colombiano, il colombiano. Gli do 5 e mezzo perché lui entra nel momento in cui la partita è già svoltata, nel momento in cui l'inerzia è tutta dalla nostra parte. Non è che ha dovuto fare qualcosa per portare l'inerzia dalla nostra parte. Lui, così come Barella, così come Di Marco, così come Thuram, entrano con l'inerzia della partita già dalla nostra parte, anche se a dirla tutta poi Thuram gli ha dato una bella botta, eh. Però comunque sia, Arnautovic e Frattesi avevano già portato l'Inter da 3-0 a 3-1 e 3-2, quindi stava già svoltando da noi la partita. È entrato, ha preso un giallo e mi aspettavo che uno come lui facesse qualcosina di più nel momento in cui l'Inter aveva l'inerzia della partita dalla sua parte. 5 e mezzo. Thuram invece, al contrario, entra e sfrutta subito l'occasione. Thuram, nel momento in cui l'Inter porta l'inerzia della partita dalla sua parte, entra, prima palla che tocca, si guadagna il calcio di rigore del 3-3. Questa è la differenza fra uno che entra ed è decisivo e fra uno che entra e non ha fatto il cazzo. Quindi Thuram, solo per questo, è entrato dalla panchina, si guadagna il rigore del 3-3, gli do 7. Anzi, siccome il migliore in campo per me deve essere Frattesi, Frattesi 7 più, Thuram 7, Barella 7, anche lui entra, ritmo cambia, il ritmo cambia, cioè c'ha un altro passo rispetto al signor Klaassen o rispetto all'Aslani di ieri. Se entra quell'incrocio dei pali, alla fine veramente completiamo una rimonta che poi ce la si ricorda per sempre. Già da 3-0 a 3-3 è una bella rimonta. Se facevamo da 3-0 a 3-4 era proprio roba. Una volta ci facevamo le VHS, le rimonte epiche dell'Inter. Quindi bravo Barella, è entrato bene, deciso, bel ritmo e ha sfruttato l'occasione. Voto 7, sfortunato su quell'incrocio dei pali. Di Marco è un altro che è entrato. Ritmo, cross, arrivare sul fondo. Si è vista un po' di differenza, no? Si è vista un po' di differenza. Usato anche un pochettino anche come terzo braccetto. Ti è piaciuto? 6 e mezzo? Mi sembrano le stesse valutazioni che facevo l'anno scorso con Gosens. Purtroppo, quando entra Di Marco, purtroppo, quando entra Di Marco, la differenza, la svit. Non c'è cazzo da fare, la svit. Gli altri timidoni sono timidoni. Lautaro senza voto, Inzaghi 6 e mezzo. C'è chi ha criticato la formazione di Inzaghi, per me perfetta, perfetta, perché Audero, se lo vuoi far giocare col Bologna, come credo che giocherà, un po' di ruggine gliela devi far togliere. Acerbi è un titolare, De Vrij è un titolare, Bissek doveva giocare per forza, perché Dumfries è rimasto a casa, quindi hai dovuto mettere più avanti Darmian, Bastoni non c'era infortunato,
Bissek l'hai dovuto far giocare per forza. Carlos Augusto se non gioca ieri quando gioca. Aslani doveva avere la sua possibilità da titolare, purtroppo non l'ha sfruttata bene, ma doveva averla. Klassen dovevamo vederlo, Frattesi era stragiusto che giocasse, e i due là davanti era giusto che facessero riposare Thuram e Lautaro, anche per farci vedere un pochettino l'affidabilità che hanno o che non hanno. La formazione di ieri è la formazione che secondo me giocherà col Bologna in Coppa Italia. O forse qualcuno ieri non ha dato le risposte giuste e non giocherà col Bologna in Coppa Italia, perché quella lì col Bologna in Coppa Italia è da dentro fuori. Io sono già mentalizzato, io ci sto già pensando il 20 dicembre alla Coppa Italia, perché io ci tengo alla Coppa Italia, non voglio andare fuori. E visto che la giocheremo col Bologna, che è un'ottima squadra e che ci mette sempre in difficoltà, nostra bestia nera, non è una partita, cioè da 3-0 a 3-3 ti viene una volta ogni tanto. Quindi se noi approcciamo la partita col Bologna in Coppa Italia come ieri, all'85-90% andiamo a casa. Quindi sono contento che ieri Inzaghi abbia fatto giocare questa squadra, abbia guardato, abbia valutato, abbia capito, e il 20 ci comporterà di conseguenza. Chi ha dato delle risposte bene, chi non le ha date, mi dispiace. O comunque chi non le ha date capirà che due volte in fila non può sbagliare. Quindi Inzaghi secondo me 6-6,5, ha messo in campo la formazione giusta e nel secondo tempo secondo me ha toccato i tasti giusti a fine primo tempo per far sì che l'Inter facesse un secondo tempo come quello che ha fatto, ok? Iscrivetevi al canale YouTube, clic, seguitemi su Instagram, clic, like alla pagina Facebook, clic, e poi come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!